nelle nostre previsioni, come in tutte le previsioni regionali, non ha senso tenere una sede nella quale potevamo fare fino a 1000 vaccinazioni al giorno, in cui ora siamo con tanti zeri in meno. Sono circa 60.000 gli aretini che ancora non hanno effettuato la terza dose, la dose booster del vaccino anti-Covid, e il vaccino Novavax è stato somministrato solo a 249 cittadini. Numeri esigui che hanno spinto così la ASL alla decisione che ormai era nell'aria da settimane, la chiusura degli hub vaccinali. L'azienda ha messo a disposizione sedi e hub vaccinali. Adesso la gran parte della popolazione è vaccinata. Certo, per la terza dose ancora mancano all'appello molte persone. L'azienda, con la cessazione dello stato d'emergenza, chiuderà le sedi hub, per esempio il centro affari di Arezzo, e le attività saranno internalizzate all'interno delle sedi dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. Quando chiuderà? Ma con la fine del periodo dell'emergenza, verosimilmente intorno alla data della fine di marzo. Sa, la vaccinazione adesso ha una copertura intorno al 90% con le due dosi e siamo intorno al 60% con la terza dose. Quindi è chiaro che le persone adesso vengano meno a vaccinarsi, come è chiaro che è importante che la quarta dose sia fatta per coloro che sono fragili, è importante che coloro che non hanno ancora fatto la terza dose la facciano. Abbiamo la rete delle farmacie, abbiamo la rete dei medici di famiglia, abbiamo anche i pediatri di libera scelta e poi per necessità noi siamo disponibili ad aprire anche gli ambulatori vaccinali distrettuali e delle medicina di igiene preventiva in azienda. Era assurdo tenere aperte delle grandi stanze, dei grandi ambienti che avevano anche i loro costi di gestione. Quei soldi li spenderemo meglio anche nei percorsi, non solo per i Covid che ancora ci saranno, ma soprattutto per i no Covid. Perciò a fine mese il centro affari verrà chiuso.